Io sono Edoardo Puglisi, sono responsabile per l'Università Cattolica del Sacro Cuore del progetto Life by Orest. Nel nostro gruppo di ricerca ci siamo occupati di diversi aspetti a partire dall'inizio del progetto, dall'isolamento di batteri che poi sono andate a costituire i consorzi per la degradazione degli inquinanti, e in questa seconda fase stiamo seguendo insieme agli agronomi della nostra facoltà la parte di rivegetazione. Abbiamo quindi delle prove che sono state svolte per identificare le piante maggiormente resistenti agli inquinanti presenti nel sito, e da queste abbiamo identificato alcune piante più efficaci in degradazione. Quindi sostanzialmente dopo l'aggiunta del consorzio di batteri e funghi vi è la seconda fase, che è la fase finale del progetto relativa alla rivegetazione, in cui stiamo per appunto verificando adesso in serra e probabilmente poi dopo nel sito, con il suolo trasportato a biopila, l'efficienza che hanno le piante nel continuare a degradare gli inquinanti. Quindi sostanzialmente questo va a chiudere l'aspetto un po' multidisciplinare del progetto, che unisce per l'appunto batteri, funghi e anche piante per le opere di bonifica biologica.